anche quest'anno abbiamo ospitato con piacere il Palazzo Pirelli, questa sala prestigiosa anche per noi, questa presentazione di una festa importantissima che ormai è diventato un appuntamento costantinale di Expo, che ha visto la partecipazione di tantissime persone. E quindi come ci aspettavamo, insomma, mi ricordo quando si è parlato mesi fa di poter dare quest'anno più valore, più comunicazione anche di quello che rappresenta la festa del Torrone per Cremona, accennato per le giornate di anteprima, e quindi anche un modo per far conoscere sempre di più la nostra città, il nostro territorio, con le sue eccellenze a livello sociale, quindi a livello gastronomico, ma anche le bellezze culturali della città, perché immagino che in quei giorni anche i musei civici saranno presenti. Grazie a Regione Lombardia. Noi siamo ospiti ormai da anni in questa sede prestigiosa e ci piace appunto essere qui perché testimoniamo proprio il saper fare delle nostre realtà locali, in particolare delle nostre aziende produttrici di torrone. La manifestazione, come ha detto l'assessore, è grande, tanto che ha avuto anche non solo l'attenzione patrocinio di Regione Lombardia, ma anche di Expo, quindi essere rientrata anche negli eventi di Expo, aver avuto la visibilità che ci ha ricordato l'assessore Capellini appunto a Expo. E la nostra società organizza la festa del Torrone ormai da 8 anni e in ogni anno la preoccupazione più grande, ma anche la sfida più intrigante, è come migliorare un evento che negli ultimi anni ha avuto un successo di pubblico sempre più crescente, un calendario degli eventi che è aumentato sia in termini qualitativo che quantitativo.